Si vede chiaramente che io, e abbiamo il video, prendo la Costituzione in mano, con la mano destra, prendo la Costituzione e abbiamo anche il video dove contemporaneamente facciamo vedere che cosa succede nel gruppo 5 Stelle. Nel gruppo 5 Stelle facciamo vedere, io prendo sulla destra il cerchiato, la Costituzione, l'alzo, la indico col dito. E dico mangiatevela. Tutto qui, il mio gesto è questo. Rispondo ovviamente in contemporanea, non so se riescono a farle dare. Dopo le facciamo in contemporanea. No, ma la rimandiamo. Perché adesso seguo una scaletta che abbiamo fatto. È per farvi capire la trama e poi ve le facciamo vedere anche con ferme immagini. Abbiamo anche quelle, no? Io, allora, parla il senatore Falanga, senatore del mio gruppo, e adesso vi facciamo vedere il resoconto del senatore Falanga. Avete il resoconto, domando di parlare per fatto personale, lo vedete, non lo fanno parlare il gruppo 5 Stelle, tant'è che il presidente riprende una senatrice, la Lezzi, non può, non deve parlare, dice la Lezzi, eccolo. Questo è il resoconto ufficiale del Senato. Il Presidente la richiama all'ordine, la senatrice. Richiamo all'ordine significa che dopo due richiami all'ordine c'è la censura e l'espulsione dall'Aula. La richiama, quindi dopo vi facciamo vedere che tutto il movimento, quando parla il senatore Falanga nell'immagine, c'è un gruppo di senatori e senatrici, ma soprattutto senatori, che alza la Costituzione e non fanno parlare il senatore Falanga. Io sono il capogruppo e difendo il mio gruppo e chiedo al Presidente che deve parlare, perché è il nostro diritto far parlare un senatore, soprattutto quando ha la parola. E continuando loro a gesticolare la Costituzione, anch'io prendo la Costituzione in mano che si trova sul tavolo a fianco al senatore Falanga. Prendo la Costituzione e la alzo e la indico con la mano, la Costituzione, e gli dico di mangiarsela. Boccaloni, che cosa volete? Mangiatevi la Costituzione. E faccio questo gesto e basta.